europee, tipo Ecuador, Georgia, Indonesia, Israele, Nigeria, Serbia, persino dallo Sri Lanka, cioè da nazioni che si produce pochissimo se non nulla, quindi significa che veramente il cinema si sta espandendo veramente anche in questi paesi abbastanza poveri di cinema. Dodicesima edizione dell'Ariano International Film Festival, un crescendo di qualità grazie alle opere che arrivano da tutto il mondo e tante novità che verranno presentate nel corso dell'evento. Ieri la conferenza stampa di presentazione della Kermesse, che ritorna come ogni estate dal 29 luglio al 4 agosto, portando ad Ariano Irpino nelle sale di proiezione sul red carpet della Villa Comunale il bel cinema e tanti VIP tra attori, registi, sceneggiatori e produttori, ma dando anche spazio e palcoscenico ai giovani emergenti. Le novità principali sono i film, sono i corti che sono fantastici. Ancora una volta, come dicevo poc'anzi, la qualità è aumentata. Ormai c'è l'evento è ormai riconosciuto un po' ovunque nel mondo e porta avanti il discorso della grande qualità anche per quanto riguarda le storie cinematografiche che ci proporranno chiaramente i finalisti. Ripeto, sono stati tantissimi, arrivano da tutto il mondo, una bella qualità anche italiana, continua a crescere la qualità italiana. E poi arriviamo a Francesca, alla quale quest'anno le abbiamo chiesto di creare questa immagine dove ovviamente ci sia un riferimento a mio fratello, che è qui con noi, nonostante non ci sia. Per questa immagine mi sono ispirata molto all'iconografia egizia, è molto interessante perché nelle rappresentazioni vengono proprio raffigurate quasi con delle parti del corpo di profilo e alcune frontali. Quindi c'è stato un lavoro un po' primitivo su questo punto di vista, non lo definirei nemmeno moltologo, perché ha tutto a che fare con un'immagine, quindi ha a che fare con l'illustrazione, ma anche con la tipografia e il modo in cui stanno insieme, che possa essere insomma, diciamo, un vero e proprio, diciamo, simbolo di quest'anno.